Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video. In questo video vedremo se l'iPhone 13 Pro ne vale la pena nel 2022 e soprattutto dopo l'uscita del 14 Pro. Ma noi ci vediamo come al solito dopo la sigla. La prima cosa che bisogna fare è switchare direttamente all'iPhone, quindi questa è la visuale dell'iPhone con la modalità cinematografica in 3x. Ovviamente stiamo utilizzando mezzi esterni come un microfono esterno, una luce esterna, ma chiaramente la fotocamera è quella che state vedendo, è la 3x dell'iPhone 13 Pro con ovviamente la modalità cinematografica. Parlando di foto e video, la prima cosa che bisogna dire è che rispetto al 14 non ci sono stati tanti avanzamenti, nel senso che il 14 Pro per me forse è la scelta peggiore di quest'anno, nel senso che conviene forse rimanere un 13 Pro e risparmiare qualcosa, soprattutto perché il 13 Pro in questo momento si trova a circa 800-900 euro su Amazon, e soprattutto perché le uniche pack forse in questo 13 Pro, dopo un anno di essendo passato un anno da quello che era il 2021, questo 13 Pro ha forse un paio di pack. Prima di tutto la batteria, infatti la batteria è drasticamente scesa, drasticamente cambiata rispetto al giorno d'uscita. Quando l'anno scorso è uscito questo iPhone durava circa 8 ore, 9 ore la batteria, mentre adesso dura circa 5 ore, quindi c'è un drastico cambiamento di batteria e soprattutto di performance per quanto riguarda il 13 Pro. Chiaramente, ovviamente, i lati positivi ce ne sono tantissimi, ad esempio il primo che viene in mente è la fotocamera. Abbiamo tre fotocamere che sono quelle appunto del 14 Pro, ma con i sensori leggermente più piccoli, quindi con delle ottiche leggermente peggiori, ma sono veramente per me fenomenali. E abbiamo il sensore LiDAR, quindi introdotto nell'iPhone 12 Pro, migliorato ancora di più per avere la modalità cinematografica, che in questo iPhone è presente solo in Full HD a 30 fps, mentre nell'iPhone 14 Pro è presente in 4K a 30 o anche a 60 fps. Quindi questa cosa è davvero forse un piccolo peggioramento per quanto riguarda l'iPhone 13 Pro, però secondo me rimane veramente un iPhone super figo e super ovviamente portatile, e dal punto di vista foto e video rimane comunque un'ottima scelta per chi sono i content creator, fotografi, videomaker, perché comunque abbiamo tre sensori, un sensore da 0.5x che è quello dell'iPhone 12 Pro migliorato con molta più luminosità e soprattutto un sensore molto più grande, abbiamo un sensore 1x che è drasticamente migliorato rispetto all'iPhone 11 Pro ma anche al 12 Pro, e chiaramente abbiamo dei miglioramenti per quanto riguarda la 3x, che chiaramente l'anno scorso nel 12 Pro, cioè due anni fa nel caso del 12 Pro, avevamo un 2x, nel caso del 12 Pro Max avevamo un 2.5x, quest'anno abbiamo un 3x. Chiaramente con l'iPhone 14 Pro abbiamo uno zoom digitale tra la 1x e la 3x, quindi abbiamo una 2x che sarebbe praticamente uno zoom digitale tra la 1x e la 3x. Questa 2x del 14 Pro è una crop digitale per quanto riguarda appunto la cam da 48 megapixel, che è quella principale, ma questo iPhone 13 Pro ha tre sensori da 12 megapixel, quindi per me forse è la scelta migliore. Una cosa che forse Apple potrebbe migliorare è che iOS 16, o ovviamente tutti gli aggiornamenti che vanno da iOS 8 in su, peggiorano tantissimo la durata delle batterie degli iPhone precedenti all'ultimo uscito. Nel caso di questo iPhone 13 Pro, come vi dicevo prima, chiaramente la batteria è drasticamente diminuita da 8 ore a 5 ore, quindi questo si vede effettivamente nel lungo periodo, ma quando lo si era comprato forse non si vedeva tanto peggioramento. Per quanto riguarda i sensori, come vi ho detto prima, sono leggermente migliorati rispetto al 12, non più di tanto, ma effettivamente si vede tanto la differenza tra il 12 Pro Max o il 12 Pro e il 13 Pro, ma effettivamente se vogliamo forse un iPhone leggermente migliore per quanto riguarda batteria e soprattutto schermo, ci conviene andare a prendere il Pro Max, perché abbiamo soprattutto dal punto di vista dello schermo un paio di pollici in più, se non sbaglio. Abbiamo dal 13 Pro, che è quello che stiamo utilizzando per girare questo video, un 6.1 pollici, e per il 13 Pro Max un 6.7 pollici. Questo effettivamente è un miglioramento dal punto di vista batteria e schermo, ma chiaramente non stravolge completamente l'esperienza di iPhone, perché comunque la batteria dura drasticamente di meno rispetto ai modelli del 14 Pro. Per quanto riguarda la Cinematic Mode, che è stata finalmente appunto raggiunta con questo iPhone,
la possibilità di registrare video con questo iPhone in Cinematic Mode è solo in Full HD a 30 fps. Questa forse è un difetto, nel senso che comunque non abbiamo la possibilità di registrare in 4K, quindi non ha la massima risoluzione che il sensore ci può offrire, ma chiaramente senso, essendo un processore non estremamente performante rispetto al 14 Pro, non abbiamo dei miglioramenti, cioè non possiamo registrare essenzialmente in 4K. Ovviamente ci sarebbe possibilità di farlo con delle app terze tipo Filmic Pro, ma non avendo queste applicazioni su questo telefono non possiamo effettivamente vedere se la differenza tra la Full HD a 30 fps e il 4K a 30 fps è davvero tanta. Per quanto riguarda appunto il ProRes, che è un'altra cosa che è stata introdotta con questo iPhone per la prima volta, è pazzesco. Questa è la modalità 3x in ProRes, quindi abbiamo una qualità estrema rispetto al video normale. Chiaramente non abbiamo una qualità di una macchina cinematografica professionale come questa qua, ma abbiamo comunque la qualità di un telefono messa agli estremi livelli comunque, e abbiamo la possibilità appunto di registrare in un formato cinematografico che stiamo registrando in questo momento in simultanea anche sulla mia Blackmagic Ursa Mini 4K, e chiaramente si vede un po' la differenza, cioè si vede che nella Blackmagic c'è uno sfondo dietro sfocato reale, non come iPhone fa in modo digitale, ma chiaramente è un miglioramento incredibile rispetto ai modelli 12 Pro e 12 Pro Max. Soprattutto non abbiamo mai avuto nessun tipo di lag o rallentamento tanto grande rispetto ad altri modelli 13 Pro. Forse è stato fortunato l'acquirente, ma in questo caso non ci sono stati nessun tipo di problema di lag più grandi o problemi effettivamente al telefono, o effettivamente è stato fortunato l'acquirente. Quindi detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, con un like, iscrivetevi al canale chiaramente, e noi ci vediamo al prossimo video. Oh, sì,